Beh, buonasera a tutti. Naturalmente, ecco, io comincerò a dire due parole su Guada Bicchieri prima di parlare della sua città, la Vercelli medievale. Cioè, a rischio di ridire cose che hai già detto tu magari prima, mentre io non ero ancora arrivato, ma voi mi scuserete. Allora, parliamo di Guada Bicchieri, perché naturalmente questo cardinale ha lasciato delle tracce della storia molto vistose. Se uno va a Vercelli, vistosissime, perché appena esci dal treno sulla piazza della stazione, lì davanti c'è la Basilica di Sant'Andrea, che è una delle più belle chiese medievali in Piemonte, e che è stata, in questi casi uno visita un po' sempre, non abbiamo proprio tutta la documentazione, però insomma alla fine sembrerebbe di sì, pagata interamente con i suoi soldi dal cardinale Guada Bicchieri, in segno, diciamo, del fatto che lui voleva restare nella memoria dei suoi concittadini. Magari la cosa che è più utile dire, anche per capire poi il contesto di questa mostra in cui i tesori di Guada Bicchieri sono esposti, la cosa che è più utile dire è: ma cosa voleva dire essere un cardinale in quel momento? Cosa voleva dire essere un uomo che faceva carriera nella Chiesa e fino a salire al vertice, appunto, tra la fine del XII secolo e l'inizio del 200. Ecco, qui bisogna essere molto chiari. Essere un cardinale all'epoca significava essere un grande politico con grandissime responsabilità di governo, non solo nel governo della Chiesa, ma nel governo del mondo, del nostro mondo, del mondo che loro conoscevano, del mondo cristiano. Questo perché i cardinali sono il piccolo gruppo di uomini, e non sono tanti come adesso, che quando c'è il conclave li vediamo arrivare da tutto il mondo. I cardinali sono pochi, a volte poco più di 10 o 20 in certi momenti, sono tutti sotto a stretto contatto col Papa, e sono a stretto contatto col Papa in un momento in cui il Papa si propone seriamente di, ripeto, governare il mondo. Quella è un'epoca in cui la preoccupazione del Papa non è solo la Chiesa. Quella è un'epoca in cui i papi sono convinti che se ci sono al mondo, come dicono loro, due spade, una spirituale e una temporale. Quella spirituale che si occupa delle anime, quella temporale che si occupa del mondo terreno, concreto, che taglia le teste dei malfattori, che fa le guerre. Ecco, in quell'epoca il Papa è convinto che le spade sono tutte e due di San Pietro e del successore di San Pietro, il Papa di Roma. E non è convinto solo il Papa, ne è convinta anche chi con più entusiasmo, chi meno, gran parte dei cristiani. Il risultato è che il Papa dà ordini ai re e ai governi e si aspetta che questi ordini vengano obbediti. E il Papa, quando in un paese c'è un motivo di crisi, una grossa controversia, e allora il Papa interviene lui a dire come si deve risolvere la questione e manda qualcuno di sua fiducia. Questo qualcuno di sua fiducia, quando si tratta di problemi veramente enormi, è un cardinale. Di conseguenza i cardinali sono uomini che devono essere capaci di affrontare le questioni più difficili che possono nascere nel mondo. Se fosse oggi, il Papa manderebbe un cardinale in Siria per risolvere il problema della guerra civile in Siria e si aspetterebbe che il cardinale arrivato lì decida e che la gente gli obbedisca. Allora, questo è quello che faceva Guada Bicchieri. Guada Bicchieri è un uomo che veniva mandato dal Papa in Francia perché il re di Francia voleva divorziare da sua moglie e ci teneva a tutti i costi e non era chiaro se la cosa si poteva fare nel rispetto delle regole oppure no, era una questione quindi estremamente complicata e Guada Bicchieri è l'uomo che viene mandato lì per affrontarla. Guada Bicchieri è l'uomo che si trova in Inghilterra per cercare di mettere pace in un momento in cui il re di Francia ha invaso l'Inghilterra e si trova lì che il re d'Inghilterra in quel momento muore
era il cattivo Re Giovanni, ricordate Robin Hood, che c'è il buono Riccardo e suo fratello il cattivo Re Giovanni. Ecco, il cattivo Re Giovanni, che sopravvive a Riccardo di parecchi anni, muore in quel momento con una crisi paurosa, il regno aggredito dai francesi, i baroni in rivolta, si forma un consiglio di reggenza che dovrà guidare il regno in questa fase tempestosissima. L'inviato del Papa, il cardinale Bicchieri, è l'uomo forte del Consiglio di Reggenza, il che vuol dire che per 2 anni governa il Regno d'Inghilterra, negoziando contemporaneamente col re di Francia, con i baroni ribelli, organizzando l'accesso al trono dell'erede che è un bambino. Ecco, questo vuol dire essere un cardinale all'epoca. È bene che ce lo ricordiamo, perché non significa soltanto essere un uomo di chiesa. E a questo punto i requisiti per essere un cardinale quali sono? Beh, diciamo pure che in quel mondo essere nati bene, appartenere a una grande famiglia è una cosa che conta, però di famiglie del livello dei Bicchieri ce ne sono tante nel mondo cristiano, poi parleremo di chi erano i Bicchieri, da dove vengono fuori, ce ne sono tante di quelle famiglie. E allora un conto è se sei un membro delle grandi famiglie principesche romane, un Colonna, un Orsini, quelle hanno un cardinale quasi sempre, ma altrimenti vuol dire che sei un uomo di straordinario talento, che è riuscito ad aprirsi la strada non solo con le sue sole forze, perché comunque mi chiedo se ho una famiglia che conta, però il merito ce lo devi anche avere, c'è poco da fare, e devi avere un tipo di formazione particolare, perché per far carriera nella Chiesa, che è un'amministrazione molto complessa, e poi arrivato ai vertici poter guidare appunto consigli di reggenza, dirigere un regno o risolvere controversie tra potenze rivali, la formazione che devi avere è una formazione da giurista. Devi conoscere il diritto canonico e il diritto civile, il diritto romano. Solo così hai gli strumenti per cui riesci a sciogliere gli infiniti grovigli che si possono creare. All'epoca di Guala e per secoli nel Medioevo, la grande maggioranza dei papi e dei cardinali sono giuristi. Ed essere giuristi a quell'epoca vuol dire aver studiato a Bologna. Guala Bicchieri quindi è uno che nasce in una piccola città, non piccolissima, lo vedremo subito, ma in una piccola città del nord, da una grossa famiglia nobile locale, il che vuol dire che a Vercelli, i Bicchieri, tutti sanno chi sono. A Novara, a Pavia li hanno sentiti nominare. A Milano già probabilmente lo sanno malapena chi sono i Bicchieri, ecco, quindi diciamo. E da lì vai a studiare a Bologna e ti laurei in diritto. E la famiglia ti ha destinato alla vita ecclesiastica, magari proprio perché, come succedeva, ha visto che sei il tipo di bambino a cui piace di più sfogliare i libri d'ore della mamma anziché andare a cavallo col papà, e allora a quel punto sei quel tipo di bambini lì che si diceva: guarda, questo qua gli piace i libri, leggere, studiare, gli facciamo fare la carriera ecclesiastica. E uomini così, appunto, avevano voglia di lasciare traccia di sé. E Guala Bicchieri doveva essere uno che, insomma, aveva una certa idea di sé. Certo, la traccia che ha lasciato è una traccia da uomo di chiesa. Lui ha fondato non un edificio, in teoria, ha fondato una comunità. Ha fondato una comunità di canonici regolari. E c'era già una chiesa di Sant'Andrea, vi dico cose che vengono dai non moltissimi documenti che possediamo della vita di Guala. Noi sappiamo che a un certo punto, di ritorno dalla sua grande missione in Inghilterra, Guala Bicchieri è a Vercelli, dove fa un atto di fondazione di una nuova comunità di canonici che lui finanzierà. E il vescovo di Vercelli gli cede questa chiesa di Sant'Andrea, che non doveva essere una gran chiesa. Guala Bicchieri decide di rifarla integralmente. Una volta, sulla base del suo testamento, si diceva: ecco l'atto di fondazione, la posa della prima pietra del 1219. Nel 27 Guala Bicchieri fa testamento e muore. Una volta si interpretava il testamento nel senso di dire: ma sembra proprio che la chiesa fosse finita in quel momento.
E pensate cosa avrebbe voluto dire in 8 anni tirar su questa che è una chiesa enorme, fra l'altro. Oltre che una chiesa modernissima, perché è la prima chiesa gotica tirata su in Italia, in stile gotico. Appunto, il committente era uno che aveva viaggiato, che aveva visto tante cose, che poteva far venire maestranze e che quando era all'estero aveva comprato tante cose, per l'appunto, credo, ma ecco, quelle che noi vediamo qui nella mostra. Ecco, oggi non siamo più così sicuri che la chiesa sia stata davvero tutta finita, tutta in 8 anni, però certamente a quell'epoca non avevano paura di imbarcarsi in progetti impegnativi ed erano abbastanza sicuri di finirli in tempi brevi. Allora, se questo era l'uomo, però il nostro accordo di stasera è di raccontare la sua città, la Vercelli di Guadabicchieri. E Vercelli, per il Piemonte di allora, era una grande città. E lo è rimasta per secoli. Ancora all'inizio del 500 c'è un viaggiatore lombardo che è stato all'estero, torna in Lombardia attraversando il Piemonte, quindi è passato da Torino, poi passa da Vercelli e lascia detto che Vercelli è città maggior di Torino, è assai grande. E anche in passato è un giudizio che molti avevano ripetuto. Nel 1427 Vercelli, che prima apparteneva ai Visconti, duchi di Milano, passa ai Savoia. E immediatamente arrivano in città funzionari dei Savoia, arriva il segretario del duca, Ion Bolomier, e Ion Bolomier, quando è Vercelli, scrive al duca che ha trovato una città grande e notable e trop meilleur, tanto meglio di quello che lui si era immaginato. E aveva ragione a stupirsi, perché poi noi abbiamo qui in archivio di Stato a Torino, in via Piave, i rotoli dei conti delle tasse che il duca di Savoia ricavava da Vercelli, e se uno fa due conti, Vercelli pagava all'incirca un decimo del bilancio dell'intero ducato di Savoia, un ducato che andava all'epoca dalla Sesia fin quasi a Lione. Dunque, per il ducato di Savoia, un acquisto formidabile. In realtà, questa è una buona notizia, adesso proviamo a vedere dall'altro punto di vista. Vercelli fa figura di grande città agli occhi di questi savoiardi, o magari di altri piemontesi, non perché sia un'enorme metropoli, ma perché in Savoia e in Piemonte di grandi città non ce ne sono. Ci sono tante città piccole, tante, ma sono tutte piccole. Il mondo delle grandi città comincia appena un po' più in là, addentrandosi in Lombardia e poi verso il Veneto e verso la Toscana. Lì ci sono le grandi città, anche tante città che oggi sono della stessa dimensione, grosso modo, che ne so, Como, Piacenza, Pavia, all'epoca erano molto più grandi di Vercelli. Ecco, è una cosa che da studiosi della Savoia medievale, del Piemonte medievale, ci fa sempre un po' fatica a mettere, però Vercelli, che era la più grande città del Ducato Sabaudo, era la più piccola del Ducato di Milano. Negli elenchi delle tasse pagate nel Ducato di Milano, Vercelli è all'ultimo posto, tutte le altre città erano più ricche. Quanto a Milano, le tasse di Vercelli erano il 2,5% delle tasse della città di Milano. Tanto per darvi un'idea. Poi si stupisce che quando i Savoia facevano la guerra contro i Visconti o gli Sforza, regolarmente perdevano e si trovavano le casse vuote. Perché questi paesi, questi stati italiani avevano dei bilanci, una ricchezza che non trovava nessun confronto. Allora il Piemonte non era paese di città, ma no, in realtà. Anche lì una volta si diceva il Piemonte è paese di principi, di feudatari, di famiglie nobili, il mondo comunale c'era poco. In realtà non è vero, il fenomeno comunale c'è in pieno anche in Italia, ma sono tutti piccoli comuni. Piccoli comuni vuol dire città che hanno magari, se va bene, 5.000 abitanti, che bastano già nel Medioevo a fare una città,
se sei una città romana con le sue mura romane, il mercato, la fiera, la cattedrale, il vescovo, allora sei una città. Però magari solo 5.000 abitanti, come Torino, che non ne aveva di più. Torino aveva lo stesso numero di abitanti di Moncalieri o di Savigliano. E poi c'erano quelle città che erano riuscite ad arrivare, diciamo, intorno ai 10.000 abitanti, che bastava per essere un minimo conosciute, diciamo, ecco, in Europa. 10.000 abitanti, in Piemonte ci sono arrivate Asti, Chieri, Vercelli, Novara, Alessandria e Fagiano. E di tutte queste Vercelli probabilmente era la più piccola. Ma capite, l'Italia era il paese più pieno di città in Europa, per quello fanno poca figura. In Francia o in Inghilterra una città di 10.000 abitanti sarebbe già stata considerata una città importante. E comunque Vercelli è un comune a tutti gli effetti e presenta tutte quelle caratteristiche che sono tipiche della storia delle città italiane del Medioevo. E cioè che se uno fosse andato dai suoi abitanti a dire, e certo voi vivete nel Medioevo, in un'epoca oscura, sarebbe stato guardato con grande stupore. Perché loro non vivevano affatto in un'epoca oscura. Vivevano al contrario in un'epoca di grandioso sviluppo, di grande sviluppo economico, di crescita demografica, di soldi che giravano, di movimento, di mobilità sociale, di ottimismo, di cantieri aperti. Quello era il mondo delle città medievali ed è anche il mondo di Vercelli, ovviamente in piccola scala. Queste città crescevano e si trasformavano. Tutte le città medievali, che erano antiche città romane, a un certo punto hanno scoperto che dentro le mura romane non ci si stava più, perché la gente continuava a venire a vivere in città e non c'era più spazio e la gente cominciava ad andare a abitare fuori, e dopo un po' ti accorgevi che c'era più gente che abitava fuori delle mura che non dentro. E allora a quel punto, anche se spendere seccava tutti, perché quando il comune voleva fare un bel investimento toccava pagare le tasse, cosa che i cittadini non facevano volentieri per nulla e che comunque si faceva solo in casi eccezionali, e non è che tutti gli anni pagavi le tasse, poi alla lunga sì, ma all'inizio l'idea era, va bene, dimostrateci che c'è da fare una cosa e noi daremo i soldi. E tuttavia tutte le città italiane a un certo punto hanno detto, qui bisogna costruire una nuova cerchia di mura molto più grande di quella antica per tenere dentro tutta questa gente che è venuta. E questo lo fa anche Vercelli. Intorno al 1160 a Vercelli cominciano a costruire una nuova cerchia muraria. Ecco, lì hanno un po' sbagliato i calcoli. O sono stati troppo ottimisti, perché l'hanno progettata talmente grande che poi ci ha messo 100 anni per finirla. Del resto sapete la storia del Duomo di Milano, quindi insomma non c'è da stupirsi. In quel caso lì non hanno fatto in fretta. Però la grandiosità di visione, quella ce l'aveva. E la gente in effetti arrivava. Le cifre a noi possono far ridere, ma pensate in una città che non ha ancora 10.000 abitanti, cosa vuol dire che ogni anno arrivano 25 famiglie che vogliono venirsi a stabilire lì. All'epoca di Guardia di Chieri la cifra è quella, in media 25 famiglie all'anno. Però 25 famiglie ogni anno alla lunga comincia a fare. E naturalmente quando dico famiglie, tenete conto, Comune di Vercelli fa delle leggi precise, diventa cittadino chiunque viene a abitare qua, compra casa in città o si costruisce casa e può pagare le tasse e quindi ha un'impresa. Quindi le 25 famiglie vuol dire 25 famiglie di imprenditori, che possono essere piccoli imprenditori, artigiani, industriali che vogliono introdurre in città la fabbricazione, che so, della seta o del fustagno, gente che viene anche da abbastanza lontano, da Milano per esempio, da Como, perché lì c'è la sensazione che c'è da fare affari. E quindi la città cambia, si ingrandisce, si modifica. Noi per moltissimi di questi immigrati sappiamo anche dove andavano ad abitare, in quale quartiere della città.
perché si faceva un atto ufficiale con cui uno veniva riconosciuto cittadino di Vercelli e si dimostrava che rispettava le condizioni. Quindi hai comprato casa o fabbrichi casa, e si è potuto calcolare che una certa percentuale andava a vivere proprio nel quartiere di Sant'Andrea. Lì all'epoca era ai margini della città, lì c'era spazio, lì c'era a un certo punto questo immenso cantiere che cresceva e tanta gente veniva a vivere lì. Quando il cardinale Gualabicchieri era già canonico della cattedrale, quindi probabilmente aveva una trentina d'anni, così alla fine del XII secolo c'è un processo per una causa civile. Come facevano loro i processi per le cause civili? Normalmente, se uno aveva dei documenti scritti, bene, ma normalmente ti basavi su testimoni. Quindi le parti portavano i loro testimoni per dimostrare che so, quella casa io la prendo in affitto dai monaci di Lucedio, ma l'affitto è bloccato, ho sempre pagato 2 lire all'anno, non è giusto che me lo aumentino, mi spiego, i problemi sono questi. Quindi si fanno venire delle persone anziane che si ricordano da quanto tempo quella persona è in possesso di quella casa. Allora si fa venire le persone anziane e in un processo di fine XII secolo c'è un vecchio vercellese che viene a testimoniare, e la prassi è che uno diceva perché si ricordava, e poi gli chiedono: ma quanto tempo indietro va la tua memoria? E quest'uomo risponde che lui si ricorda all'indietro per 90 anni e anche più, magari avrò questo gerato, e che a quei tempi la città di Vercelli non aveva quella forma che ha adesso. Questo è un uomo che ha visto negli anni cambiare la sua città sotto i suoi occhi, e tutto questo significa appunto un'economia che si muove, un'economia che cresce. Vuol dire mercato, vuol dire fiere, capite? Il mercato vuol dire una volta alla settimana vengono i mercanti, ma la fiera si fa una volta all'anno e dura a lungo. A Vercelli la fiera si fa per Sant'Eusebio, dura 17 giorni. Una fiera che dura 17 giorni vuol dire che a questo punto vengono mercanti anche da lontano, anche dalla Francia, perché vale la pena di star lì per una cosa di quelle dimensioni. E poi cresce l'industria, crescono gli impianti industriali. Sembra una cosa parlare di industria. E certo loro non avevano il motore a scoppio e l'elettricità, però avevano il fiume. Avevano loro più d'uno, il Cervo, la Sesia, e il fiume vuol dire energia idrica. E energia idrica vuol dire che molti dei capannoni, che sì, sono proprio capannoni, con dei macchinari, pensate a un mulino, con la sua ruota, tutto di ingranaggi anche complessi, tutto di legno, mossi dall'energia idrica. E con i macchinari tu fai anche altre cose. I tessuti, che in certi momenti ha bisogno, in certe fasi di lavorazione ha bisogno di essere pressati o tagliati con macchinari a energia appunto non soltanto umana, o la carta, che di nuovo devi pressare, e la carta è l'altra grande invenzione di quegli anni. Il cardinale Gualabicchieri ha vissuto quell'epoca straordinaria in cui a un certo punto, invece di dover scrivere solo su pergamena e ogni singolo foglio di pergamena costa 50 euro, puoi scrivere su questa invenzione nuova, la carta. E ogni foglio costa 1 euro, non da buttare via, però capite la differenza. E i libri all'improvviso possono cominciare a costare un pochino meno, sempre tanto perché sono scritti a mano comunque, quindi paghi la manodopera, però tra carta e pergamena fa già una bella differenza. E tutte queste cose si fanno in una città come Vercelli su impianti industriali costruiti lungo i fiumi. E ovviamente girano soldi per tutto questo. Girano soldi, c'è da guadagnare bene. Ne riparleremo quando parleremo della famiglia Bicchieri. Ma siccome parliamo di libri, raccontiamo ancora anche un'altra cosa che fa il comune di Vercelli in quegli anni. Proprio l'anno dopo la morte di Gualabicchieri, nel 28. Nel 1228 il comune di Vercelli
annusa nell'aria che ci sarebbe la possibilità di portare a Vercelli l'università. L'università è una cosa che è nata da poco, non ce n'è tante. In Italia c'è a Bologna, c'è a Padova, quella data lì, poche altre. Federico II sta fondando in quegli anni quella di Napoli, che oggi si chiama Federico II per l'appunto. A Vercelli si viene a sapere che a Padova l'università ha dei problemi. Oh, naturalmente, anche qui bisogna sempre pensare cosa vogliono dire le parole che usiamo. Nel mondo di Gualabicchieri l'università è una corporazione di studenti. L'università vuol dire che c'è una città dove ci sono tanti professori, che sono dei professionisti privati, che insegnano a chi vuol venire a sentirli, nel loro studio, e prendono la parcella a ogni lezione dagli studenti. E l'università nasce nel momento in cui in quella città sono venuti a stare tanti studenti, perché si sa che lì c'è una concentrazione di professori bravi, e allora vengono studenti anche da lontano. A Bologna vengono dall'Inghilterra, dalla Germania, dalla Scandinavia. Allora in una città ci sono a quel punto migliaia di studenti, vengono da fuori. E non ci sono come oggi i consolati del loro paese, non c'è niente, tu sei uno straniero, in un mondo che in genere non riconosce tanti diritti agli stranieri. Sapete che nelle nostre città medievali il senso di appartenenza era quello del campanile, per cui a Vercelli le leggi proteggevano i vercellesi, e se tu non eri vercellese doveva andarti bene, ecco, per essere protetto. Se un vercellese ammazzava uno di Novara, non è detto che passasse tanti guai. Se uno di Novara ammazzava uno di Vercelli, a Vercelli, ecco, era tutta un'altra cosa. E lo stesso per le truffe, le frodi in commercio e così via. Allora come fanno tutti questi forestieri, non sono ragazzini, si va all'università da grandi, Gualabicchieri era già canonico della cattedrale di Vercelli, devi avere un'entrata per mantenerti. Però tutti questi uomini quindi, che vivono fuori sede, a essere protetti giuridicamente, e si associano, e associandosi diventano una potenza, perché la città ha interesse a averli, c'è un giro d'affari grosso, gli affitti, il mantenimento, gli stessi professori che vivono degli studenti, e poi questi studenti che vengono lì mantengono poi dei legami, dei collegamenti, è importante avere l'università, e allora gli studenti possono contrattare con le autorità della città in cui si trova l'università. Loro sono l'università. Bene, a un certo punto a Vercelli vengono a sapere che gli studenti dell'università di Padova non sono tanto contenti per qualche motivo. C'è una guerra in zona. E insomma, si manda una delegazione a Padova. Si contatta l'università, cioè gli studenti, e si chiede, ma sareste disposti a trasferirvi a Vercelli? L'università la apriamo a Vercelli, e c'è tutto un negoziato perché gli studenti mettono le loro condizioni, e alla fine si stabilisce un accordo fra il comune di Vercelli e l'università di Padova, che accetta di trasferirsi a Vercelli. Fra le condizioni il comune di Vercelli si impegna a mettere a disposizione, non gratis si intende, gli studenti pagano, ma devono essere sicuri di trovare, si impegna a mettere a disposizione alloggi per 500 studenti. E a questo punto il comune di Vercelli, visto il grande vantaggio che ricava da questa cosa, si offre di pagare anche uno stipendio ai professori che verranno. È una novità che comincia a esserci in quell'epoca. Finora i professori erano appunto liberi professionisti, adesso comincia a esserci l'idea che potrebbero anche essere stipendiati dalla città che ospita l'università. E il comune di Vercelli si impegna a pagare lo stipendio a 14 professori, fra cui uno di teologia. E lo sottolineo perché è il primo insegnamento di teologia che nasce in Italia. Fino a quel momento in tutta Europa la teologia a livello universitario si insegnava solo alla Sorbona, a Parigi. E lo fanno. In realtà poi, come tante cose della storia di Vercelli, dura un po', poi
vegeta per una certa fase, poi sparisce, poi torna un pochino, poi sparisce del tutto. Non è un esperimento che abbia avuto un grande successo. Però rimane il fatto che all'epoca di Guala, a Vercelli, c'è stata l'idea di poter creare lì l'università, quando quella di Torino è venuta in mente al principe d'Acaia l'idea di poter fondare lì una piccola università nel 1405, quasi due secoli dopo, ecco. Abitanti di questo castello. Naturalmente, certo, tutto si tiene. Ancora, cosa vuol dire questa città con la sua appunto capacità di espandersi? È un comune indipendente. Io ho cominciato con citazioni del 500, del 400, e come vi ho detto, in quell'epoca Vercelli non è più indipendente. Nessun comune è più indipendente dalle nostre parti a quell'epoca. Sono tutti assoggettati dai grandi poteri principeschi, dai Visconti, dai Savoia. Ma all'epoca di Guarabicchieri, Vercelli è un comune indipendente. Indipendente può sembrare una parola grossa, perché sopra di loro c'è sempre l'imperatore, e all'imperatore qualche volta ubbidiscono, purché non pretenda troppo. Altre volte non gli ubbidiscono per niente, come al tempo di Federico Barbarossa, quando i comuni decisero che non avevano voglia di ubbidire all'imperatore e che, per carità, non volevano cacciarlo via per sempre. Infatti, quando poi fanno un accordo, i comuni riconoscono di essere sudditi dell'imperatore, purché, come si legge nel trattato di pace, l'imperatore cerchi di venire il meno possibile in Italia e, quando c'è, si fermi il meno possibile in ogni singola città. A quei patti, quando viene, sono tutti disposti a onorarlo, ma lì finisce. E Vercelli è una di quelle città, una delle città della Lega Lombarda, è una delle città che hanno fatto un percorso di, diciamo così, di crescita politica notevole, perché all'inizio poche città ci credevano che si poteva sfidare l'imperatore e magari vincere. Avevano tutti una paura maledetta, in realtà. Ci credeva Milano, che era una grande metropoli, e pochi altri. Tant'è vero che quando viene il Barbarossa la prima volta per farla finita, il Barbarossa la prima volta vince. Il Barbarossa la prima volta assedia Milano e la prende. E insieme a lui ci sono anche quelli di tante altre città: Pavia, Cremona, Novara, Vercelli. Sono col Barbarossa all'inizio. Fa più paura Milano, che è tanto grande e vicina, un concorrente commerciale spaventoso, di quanto non ne faccia l'imperatore, in fondo. L'imperatore prende Milano e decide di dare la vita salva alla popolazione, ma di radere al suolo la città. E la rade al suolo e dà l'incarico ai suoi amici italiani, ai suoi fedeli italiani. Ognuno una zona, quella che gli compete. Quelli di Como radono al suolo Porta Comacina, quelli di Vercelli radono al suolo Porta Vercellina, cioè il quartiere che guarda verso la strada che porta a casa loro. E poi Vercelli, come altre città invece, rifà i suoi conti e si accorge che l'imperatore che ha vinto sta diventando troppo ingombrante e che in fondo era meglio invece liberarsi di questa tutela. E Vercelli se ne libera come tutti gli altri e fondano la Lega Lombarda. Lombardia all'epoca vuol dire tutto il nord. Di Piemonte si comincia a parlare, al tempo di Guarabicchieri ci sono le primissime testimonianze. È morto. Questo sì, questo è meglio. Ecco, al tempo di Guarabicchieri ci sono le primissime testimonianze del nome di Piemonte per indicare quella parte di Lombardia che, quando arrivi, comincia a vedere le montagne in fondo, ecco, quello è Piemonte. Però il Piemonte è una parte della Lombardia. Guarabicchieri era vercellese e lombardo, quindi. E appunto i comuni lombardi fondano la Lega Lombarda, sconfiggono il Barbarossa e si fanno concedere dal Barbarossa, contro l'impegno a accoglierlo con grande piacere le rare volte che verrà in Italia, e col patto che non si fermi a lungo, e in cambio si fanno concedere i pieni poteri statali sul loro territorio. Questo vuol dire che da quel momento un comune italiano, e anche Vercelli quindi, è lo Stato a tutti gli effetti sul suo territorio. E alcuni stati, tra cui Vercelli,
interpretano questo rapporto col territorio in un modo, anche qui, impressionante per capacità progettuale. Vi voglio dire questo: dalla città si guarda il territorio tutto intorno e ci sono tanti villaggi e castelli con i loro signori che però si sono dovuti sottomettere al comune, e molti villaggi, molti castelli li hanno comprati dei cittadini del comune, i grossi, i ricchi, famiglie come i Bicchieri. E a questo punto poi il comune, ogni tanto ci sono delle zone dove magari c'è qualche famiglia di signori della campagna che è un po' riluttante a sottomettersi alla città, oppure ci sono delle zone dove la città vorrebbe far sentire la sua presenza con più forza, in modo che lì sia chiaro che è la bandiera cittadina quella che sventola lì. E allora in quei casi un governo cittadino come quello di Vercelli non ci mette niente a dire: ma noi rimodelliamo il territorio. In quella zona gli abitanti di quei paesini hanno dei signori che non vogliono riconoscere l'autorità di Vercelli, e noi andiamo lì e discutiamo con gli abitanti e gli diciamo: ma guardate che il comune di Vercelli, se voi ci state, compra un bel pezzo di territorio dalle vostre parti e costruiamo un nuovo villaggio lì per voi. E voi lasciate le vostre case, lasciate i vostri signori, venite a vivere lì, sarete equiparati ai cittadini di Vercelli, con tutti gli stessi diritti, privilegi commerciali e così via, pagare le stesse tasse, quello glielo dico dopo, insomma, comunque. E questa cosa si fa in un'infinità di luoghi. Io adesso ho un elenco che dice più ai vercellesi che non ai torinesi, che magari qui sono la maggioranza. Ma è successo a Piverone, a Magnano, a Casalvolone, a Livorno Ferraris, a Caresana, a Tronzano, a Castelletto Cervo, a Cavaglià, a Azeglio, a Trino, a Gattinara, che sono posti grossi, non sono più paesini. Rifondare Trino Vercellese, rifondare Gattinara vuol dire prevedere spazio per migliaia di abitanti, e sono interventi pianificati dal punto di vista urbanistico. Questi borghi nuovi o borghi franchi, come si chiamano anche, e si chiamano borghi franchi perché gli abitanti hanno delle garanzie, e queste garanzie loro le chiamano franchigie, garanzia che sarebbe equiparati ai cittadini della città, per esempio. Ecco. Allora, questi borghi franchi sono interventi di pianificazione territoriale impressionanti. Ancora oggi, se uno va a Gattinara o a Trino e guarda la pianta della cittadina, ci ritrova la pianta che è stata pianificata nel 200 dalle autorità vercellesi, che hanno chiamato degli ingegneri e hanno fatto fare una struttura a scacchiera, regolare, di isolati tutti uguali, di strade dritte che si incrociano a angolo retto. E questo, ripeto, è visibile ancora oggi. E quando tu stai litigando, tu comune di Vercelli, con il marchese di Monferrato magari, o che ne so, col tuo stesso vescovo, col vescovo di Vercelli, che non sempre è così contento di dover anche lui prendere ordini dal comune, e quando ci stai litigando e poi gli impianti davanti al naso, dove loro hanno terre, castelli, interessi in campagna, gli impianti davanti al naso un intero villaggio nuovo con tutti i suoi abitanti fedeli al comune di Vercelli, e lo fortifichi naturalmente, ci metti una guarnigione. Ecco, vedete, c'è una capacità di intervento che veramente rimodella il territorio, e in modi tali che noi a volte rischiamo di sottovalutare, perché ovviamente noi oggi diciamo: vabbè, Trino Vercellese, Gattinara sono dei paesoni, magari, diciamo. E invece quando i romani fondavano città, quelle dei romani le chiamiamo sempre città. Ma se uno va a vedere, la Gattinara fondata nel 200 dal comune di Vercelli racchiudeva dentro le sue mura e i suoi fossati 33 ettari, e 33 ettari sono la superficie della maggior parte delle antiche città romane in Piemonte. E qui non è un governo imperiale che fonda le città, è il governo di una città che lo fa nel suo piccolo territorio, e ogni città nel suo fa la stessa cosa. Allora, voi capite, questo succede perché in queste città c'è un'economia straordinariamente florida,
e c'è un ceto dirigente che ha la capacità di usare questi soldi e di avere una visione politica. Ecco, i bicchieri sono parte di un ceto dirigente del genere. Anzi, i bicchieri sono proprio un esempio molto bello di come, di cos'è il ceto dirigente di questi comuni medievali. E qua bisogna spiegarsi bene, perché quando noi, per abitudine, chi non è uno specialista di queste cose, quando pensiamo al comune medievale, automaticamente si tende a pensare alla borghesia, ai mercanti, e del resto ho appena detto che si facevano un sacco di soldi, c'era un giro d'affari. Ma in realtà noi sbaglieremmo di grosso se pensassimo che chi comandava in questi comuni, gente come i bicchieri appunto, fossero borghesia, mercanti, erano un'altra cosa. Voi dovete pensare che in quella società il mercante, sì, è uno che traffica, si dà da fare, fa i soldi, non è il meglio che si può immaginare, non è come nel nostro mondo dove l'imprenditore è la figura vincente, additata da tutti come il meglio che esista nella società. Lì c'è un'altra cosa, allora hanno un altro ideale, i nobili, i cavalieri, i quali non fanno i soldi commerciando, sono ricchi perché hanno terra, tanti contadini, castelli, comandano in campagna i contadini e vanno in giro a cavallo e non vanno a bottega, vanno al torneo o in guerra o alle crociate magari. Allora, la forza dei comuni medievali italiani è legata al fatto che in queste città ci sono sia i mercanti che trafficano e fanno i soldi, sia i gran signori che hanno la terra, hanno i contadini, hanno i castelli e però vivono in città. E il sogno del mercante, una volta che ha fatto i soldi, è di diventare anche lui uno di quegli altri. E le grandi famiglie che comandano nei comuni medievali sono famiglie che hanno precisamente questo percorso. E i bicchieri sono un esempio bellissimo di questo. Perché i bicchieri discendono da un signore che è documentato, scusatemi se vi infliggo le date, fra il 1117 e il 1138. Quindi è morto prima che nascesse il cardinale, doveva essere la generazione dei nonni del cardinale Guare Bicchieri. Il primo dei Bicchieri è un signore che compare in parecchi atti come testimone per altre persone che noi conosciamo, trafficanti, appaltatori, gente che faceva i soldi per l'appunto, era uno del loro giro. E si chiamava in un modo che in dialetto non so come suonava, ma fatto sta che i notai che dovevano trascrivere in latino il suo nome, quando lui era tra i testimoni di un documento, quando faceva un atto, si faceva tutto in latino, ma la gente parlava in piemontese chiaramente, e il notaio trascrive il nome di questo signore e una volta lo chiamano Biglerius, un'altra volta lo chiamano Bricherius, un'altra volta lo chiamano Bicherius, un'altra volta lo chiamano Bicerius. Chissà come si chiamava. Ed è un soprannome chiaramente, povero, ma avrà avuto un nome cristiano, ma quello non se lo ricorda nessuno. Lo chiamavano tutti così, il Biché. Ed è uno che ha fatto i soldi, senza essere nessuno. Perché se fosse stato qualcuno, appunto, si sarebbe saputo, avrebbe avuto un predicato. I nobili hanno il nome delle località, dove hanno il loro castello. Se hai solo un soprannome è proprio perché sei uno, chissà, un contadino immigrato, però uno che ha fatto i soldi. Tant'è vero che quando muore lascia tanti soldi alla cattedrale di Sant'Eusebio e quindi è registrato nei libroni, il necrologio della cattedrale, in cui quelli che hanno fatto del bene alla Chiesa vengono segnati, in modo che in eterno, quando i canonici dicono messa, si intende che quella messa è anche per l'anima di quella persona lì. Nel necrologio della cattedrale lo chiamano Bicerius, appunto. Dopo la sua morte, per 30 anni, non sentiamo più parlare di nessuno della famiglia. Solo nel necrologio della cattedrale
si trova segnata una donna, Vercellina Mater Bicheriorum, Vercellina madre dei bicchieri. Allora, in sostanza, quello che è successo è che probabilmente il primo della famiglia è morto lasciando i bimbi piccoli, e quindi la moglie, e la moglie Vercellina per un po' ha tenuto lei in piedi le cose, e i soldi sono rimasti e ne deve aver fatti degli altri, tant'è vero che ne lascia anche lei alla cattedrale. E lei per la gente chi è? La mamma di Bicè, la mamma dei bicchieri, perché quando diventano grandi questi hanno ereditato tanti soldi e sono gente conosciuta, i bicchieri. Sono gente nuova, lo vedete che voi, è la seconda generazione. Altre famiglie più antiche che avevano fatto i soldi prima, magari a quella generazione lì sono già tanti cugini, invece no, i bicchieri, i figli di Vercellina sono un gruppetto di fratelli. Uno di loro è il padre del cardinale Guala. E di questo gruppetto di fratelli noi sappiamo tante cose. Sappiamo che uno, il più importante, il più vecchio, che si chiamava Guala, anche lui, l'ho citato anche prima, Guala è vecchio, è uno che è stato per in parecchie occasioni console del comune di Vercelli. Sapete, i comuni sono governati da consoli, perché la cosa che non gli va è l'idea che ci sia qualcuno che ha troppo potere. Ecco, a loro della stabilità del governo, che oggi è un'ossessione, non gliene poteva importare di meno, anzi, il potere deve ruotare il più possibile e non deve essere un uomo solo che ce l'ha. Il comune di Vercelli ha fatto vari esperimenti, ma mi pare che a quell'epoca normalmente i consoli erano 8 e restavano in carica un anno. Dopodiché le persone importanti si riconoscono dal fatto che come Guala Bicchieri è console nel 1167, l'anno in cui Vercelli entra nella Lega Lombarda, è console nel 78, è console nell'80, è console nell'82, è console nell'85, poi deve essere morto, ma c'è il fratello minore che è console nell'81, poi è console nell'88, poi nel 90, poi nel 94, poi nel 97, ogni volta è uno di 8, Questo è il sistema. Se sei una famiglia che conta, gli uomini tuoi riesci sempre a piazzarli. Anche se la gestione è collegiale e le famiglie che partecipano sono tante. Fatti due conti, cambiando 8 consoli ogni anno, anche se spesso le stesse persone ritornavano, si vede che c'erano a Vercelli una 70 di famiglie che partecipavano alla gestione del comune in modo attivo. Poi alla base partecipavano tutti, perché l'assemblea popolare c'era, l'assemblea del comune, ogni capofamiglia che pagava le tasse aveva diritto di andare all'assemblea. Ma diciamo, le decisioni grosse le prendono i consoli e lì sono 70 famiglie. Chiaro, 70 famiglie è un'oligarchia, non è proprio la democrazia del nostro concetto, ma in tutti gli altri posti d'Europa era il signore che decideva cosa fare. E lì invece sono 8 consoli a rotazione che rappresentano molte, molte decine di famiglie. Dunque, una grande famiglia è una famiglia che riesce a piazzare i suoi uomini fra i consoli e che poi riesce a piazzare i suoi uomini nell'altro organismo che governa la città, perché nel mondo cristiano non ti puoi accontentare del governo laico civile per capire come vanno le cose, devi sapere anche chi gestisce la chiesa, e la chiesa la gestiscono il vescovo e i canonici della cattedrale, che sono quelli che lo eleggono, e quasi sempre eleggono uno di loro, tra parentesi. E i canonici della cattedrale sono il vertice dunque della chiesa vercellese, sono, ognuno di loro ha una bella prebenda che gli permette di vivere da signore grazie alle ricchezze della chiesa, e anche lì una grande famiglia cittadina è la famiglia che a ogni generazione riesce a piazzare uno o due dei suoi nel capitolo della cattedrale, come si dice. E naturalmente Vercellina, mamma dei bicchieri, poteva essere orgogliosa dei suoi figli, perché se due erano a turno quasi ogni anno fra i consoli, un altro, Giovanni, è entrato molto giovane nel capitolo cattedrale
ed è stato per decenni uno dei canonici più importanti del capitolo cattedrale. Voi capite che qua non si parla solo di dir messa, eh? La cattedrale possiede enormi ricchezze, terra, castelli, signorie, contadini, entrate. Il vescovo di Vercelli è un vescovo ricchissimo, che politicamente conta molto. Politicamente conta molto vuol dire che il vescovo di Vercelli conosce personalmente l'imperatore. È uno dei grandi del Regno d'Italia, che quando l'imperatore viene in Italia, il vescovo di Vercelli è lì a corte. E essere canonico di Vercelli significa essere subito sotto. È la squadra che ha eletto il vescovo e che eleggerà il prossimo. E ovviamente anche lì ci si organizza. I laici della famiglia, che badano alla politica e ai soldi, si allevano i figli, e i figli regolarmente, dopo un po', diventano consoli del comune al posto del papà e dello zio. Nella chiesa, almeno ufficialmente, non puoi tirarti su tuo figlio se sei il canonico. In realtà tutti sapevano che molto spesso, ma insomma, non ti tiri su il figlio ufficialmente, ti tiri su il nipote. Poi, ripeto, ci sono tanti testi in cui ecclesiastici medievali dicono con la massima tranquillità: quel vescovo era molto, amava molto quel suo nipote, e chi voleva qualcosa dal vescovo, se pagava una bustarella al nipote, era sicuro di ottenerla, e del resto il nipote era suo figlio, e quindi si capisce che lo amasse tanto. Ma più normalmente è il nipote. E qua la nipote entra un bel momento nel capitolo cattedrale di Vercelli, cioè della città dove due membri della famiglia sono al potere nella politica e un altro, lo zio, è canonico della cattedrale. Tutto regolare, tutto preciso. Normalmente finisce lì. Uno resta a fare quello e invece qua l'ha fatto qualcos'altro, ecco. A quel punto uno può dire, beh, i bicchieri, una famiglia effettivamente. Ma vi devo dire che ancora nei primi anni del cardinale Bicchieri, sono gente così nuova, appunto, ve l'ho detto, lui può dire la generazione di mio padre, degli zii, era gente potente, importante, la generazione del nonno è uno che ha fatto i soldi, noi non sappiamo come, ma era il primo arrivato proprio il nonno. E ancora al tempo del cardinale Gualda, in realtà i notai non sono mica tanto sicuri di come si scrive questo nome. Bicerius, Biclerius, Becherius, Beclerius, Briclerius. D'altra parte devo anche dirvi, con distoro della Vercelli attuale, che neanche della Vercelli attuale sanno come si scrive, perché a Vercelli c'è una piazza dedicata al nostro cardinale e si chiama Piazza Guala Bicheri. Anche se in storia, in storiografia, si è ormai assestato da molto tempo un consenso e li chiamiamo i bicchieri per l'appunto. Come facevano i soldi allora questa gente? Li facevano non tanto con il commercio, certo anche, ma la sensazione è che i soldi grossi si facevano in un altro modo. Si facevano con le amministrazioni, con gli appalti, se vi suona familiare. Quelli che fanno i soldi venendo su dal nulla sono quelli che prendono in appalto la gestione delle terre del vescovo, che non se ne occupa lui personalmente, e si trova un imprenditore di fiducia che le gestisce lui, e ogni monastero anche ha i suoi imprenditori di fiducia che gestiscono, e che ovviamente chissà come mai tanti soldi gli restano in tasca. E la riscossione delle imposte, non c'è mica Equitalia, non c'è niente, le imposte si riscuotono perché arriva un imprenditore e dice: mi impegno io a raccoglierle, metto qui i soldi, anzi ne pago già in anticipo. Quanto pensate di riscuotere quest'anno? 100 fiorini? Benissimo, ecco i 100 fiorini. Io raccolgo le imposte per quest'anno, se riesco a raccogliere di più, quello è il mio profitto. Voi ridete, ma è rimasto normale fino al Rinascimento che funzionasse così. Il pedaggio alle porte della città. Ricordate Troisi e Benigni? Chi siete? Da dove venite? Cosa portate? Un fiorino. Ecco, e quello, il pedaggio appartiene al comune. Ma l'uomo che lo riscuote è al servizio di un imprenditore che ha preso in appalto per quell'anno il pedaggio, naturalmente. E tutti questi sono quelli che fanno i soldi. E poi una volta che li hai, li presti. Se li presti proprio a usura, cioè chiedi il 50% all'anno di interesse, magari ti guardano male. Ma se chiedi appena un po' meno, passa liscia, poi specialmente se fai una grossa donazione alla cattedrale con il testamento, e a quel punto i soldi si moltiplicano.
E a quel punto, questa è la cosa importante, chi ha fatto i soldi in questo modo, a un certo punto in quel mondo sa bene qual è il modo migliore di investirli. Compro terra, tanta, tanta terra in campagna, con i contadini che la lavorano, che diventano affittuari miei. Se c'è sul mercato compro un castello, una signoria, divento il signore di quel luogo. Compro i cavalli, le armi e ovviamente le sete, i gioielli per me, per mia moglie e i miei figli li farò armare cavalieri, che quando passa l'imperatore glieli posso presentare. Si diventa nobili in questo modo, perché essere nobili non vuol dire ho degli antenati che risalgono all'epoca delle crociate, e quella è l'epoca delle crociate, quindi essere nobili vuol dire vado in giro a cavallo e quando organizzano un torneo invitano anche me. E se il nonno ha fatto i soldi in un modo un po' sporco, la gente lo dice a bassa voce, ma non importa più tanto. E alla generazione dei pronipoti basta, è finita, non se ne ricorda più nessuno. I bicchieri. La generazione dopo quella del cardinale, i bicchieri, dire i bicchieri, come dire gli Avogadro, una grande famiglia nobile. E solo noi storici oggi lo sappiamo, che il primo che ha fatto i soldi non si sapeva neanche bene come si chiamava. E non sapevano neanche bene scrivere il suo nome. E tutto questo è molto rapido, perché i figli del vecchio Bricerius o Bicerius o come si chiamava, non solo avevano tanti soldi, ma erano già nobili signori. Tant'è vero che Guala il vecchio, zio del cardinale, dopo essere stato per tanti anni console del comune e quindi uomo forte in città, a un bel momento fa una di quelle cose che loro ogni tanto facevano, perché era gente che badava al sodo, ai soldi, gente che faceva di tutto, che aveva sulla coscienza chissà quante cose, però ci credevano che quelle cose che avevano sulla coscienza un giorno o l'altro avrebbero dovuto risponderne, e un po' di paura ce l'avevano, anzi anche tanti. E allora capitava che quando eri già un uomo di una certa età, che bastava 50 anni per essere un uomo di una certa età, che lo sapevi che ormai ti durava poco la vita, e se c'era l'occasione, e allora Gualabicchieri il vecchio, lo zio del cardinale, che morendo ha lasciato anche lui un sacco di soldi alla cattedrale, e quindi nel necrologio della cattedrale, nel librone dove ha scritto il suo nome per ricordarsi di pregare anche per lui, lo chiamano in latino uomo discretus, abile, uomo capace, mite e mansueto, capace di aiutare gli amici e i parenti, cosa che oggi potrebbe sembrare una cosa che potevano scrivere ufficialmente, e invece per loro no, quello era un grand'uomo, capace di aiutare gli amici e i parenti, di aiutarli e di consolarli, e padre benigno di tutta la città. Ora, appunto, chissà come li avevano fatti loro i soldi, però poi restituivano. E quando il vecchio Guala viene a sapere che Gerusalemme è caduta, che Gerusalemme che i nostri nonni hanno conquistato 100 anni fa è caduta di nuovo in mano agli infedeli, che hanno quel capo loro, per carità, dicono che è un grand'uomo anche lui, anzi anche noi lo ammiriamo molto, anche se è un infedele, il Saladino si chiama. E il Saladino ha conquistato Gerusalemme, ce l'ha portata via, e il Papa ha detto che bisogna di nuovo partire, bisogna di nuovo partire e andare a riprenderla, la terza crociata, 1187-90, ecco, uguale a Bicchieri parte, è un gran signore, parte con armi, cavalli, scudieri, chissà quanta gente avrà pagato il viaggio. Non si va più a piedi per fortuna come al tempo della prima crociata, c'è il progresso, adesso si va a Genova o a Venezia, ci si imbarca, il biglietto costa caro, ma i grandi signori i soldi li hanno e quindi poi si sbarca in Terra Santa. Gualabicchieri ci va e ci resta, perché dopo aver combattuto bene, e si dice nel necrologio che si è distinto in questa e in quella battaglia, chissà il Papa come sarebbe stato orgoglioso di vederlo, il Papa che ha fatto i soldi appunto non sappiamo bene come, ma lui invece si distingue in battaglia e poi fa la scelta definitiva: resto qui, non torno più a casa, resto qui vuol dire divento cavaliere del tempio, vesto l'abito da templare e quindi sono diventato un monaco, anche se un monaco che ha una missione un po' strana, combattere,
però un monaco, e rimango qua e vi resto l'abito bianco con la croce rossa, e quando morirò lascio il testamento, lascio tanta la mia roba a Vercelli, la lascio alla famiglia e alla cattedrale, però Guala è morto lì, templare, e ha dato al tempio, naturalmente anche al tempio, grandi ricche, perché non è che entri gratis, devi essere qualcuno per essere accettato. E così vedete, nel giro di due generazioni c'è il padre che non si sa da dove viene e come fa i soldi, e c'è il figlio che è stato un grand'uomo nella sua città e che muore da cavaliere templare, e c'è il nipote che diventa cardinale e che a un certo punto si trova a governare per un paio d'anni il regno d'Inghilterra. E questo quando vi dico che appunto c'era mobilità sociale nel Medioevo, non per tutti, ma per quelli che ci riuscivano c'era. Poi appunto, chiudiamo, ricordiamo che i soldi una volta fatti rimanevano, di solito anzi aumentavano, e che la disinvoltura nel gestire le cose c'era, vi dico, vi racconto ancora brevissimamente una cosa per aver chiaro qual era l'ambiente di questa gente al tempo in cui il nostro Guala, futuro cardinale, era probabilmente un ragazzino, non sappiamo quando è nato, per questo vi dico probabilmente, è diventato canonico nel 1187, ma si poteva diventare canonici anche a 15 o 20 anni, non c'era nessun problema, ecco. Pochissimi anni prima, quando lui era sicuramente un ragazzino, il vescovo di Vercelli, Guala, anche lui, è un nome che piaceva evidentemente, di moda, Guala Bondoni, i Bondoni, una famiglia identica ai Bicchieri. Alla generazione precedente c'era un tizio che si chiamava Bondono, che non si sa bene chi era, che ha fatto un sacco di soldi, e i suoi discendenti sono i nobili Bondoni. Questi si manovrano anche loro, uno di loro diventa non solo canonico ma vescovo di Vercelli, dopodiché qualche anno dopo scoppia un enorme scandalo e il Papa deve mandare una commissione d'inchiesta a Vercelli, perché si scopre che il vescovo Guala Bondoni era ammanicato con un comitato d'affari di parenti suoi, anche lui appunto uno che sapeva aiutare e consolare gli amici e i parenti, e aveva infeudato a suo padre delle terre della chiesa a molto meno del loro valore, e aveva dato degli appalti ai suoi fratelli che ci avevano rubato a man salva, per cui devono arrivare da Roma, processare il vescovo, deporlo, sostituirlo. Queste erano le cose che facevano i cardinali appunto ogni tanto. Già da bambino Guala Bicchieri ha avuto nella sua città un'idea del tipo di grane che ogni tanto, quando avevi fatto carriera, ti mandavano a risolvere. E per fare queste cose appunto studiavi il diritto a Bologna per essere ben sicuro di sapere poi come muoverti e non fare sbagli. Bene, questa quindi è la Vercelli del cardinale Guala Bicchieri, che rimane questo, una città in cui succedono tutte le cose che succedono nei comuni italiani, su una scala che sembra piccola se la guardi da Firenze o da Milano, e che invece sembra grande se la guardi da Torino o da Chambéry, che allora erano borghi piccolissimi, ma certamente a loro non importava della scala, il loro mondo era quello, il loro mondo era da un lato la città in cui sei nato e che rimarrà per sempre il tuo orizzonte, per cui poi vorrai essere seppellito lì e lascerai lì i tuoi soldi per fare i grandi monumenti, e dall'altro la cristianità, per cui tu sei un vercellese e sei cardinale di Santa Romana Chiesa e giri per tutto il mondo a far rispettare gli ordini del Papa. Quindi non importava tanto le dimensioni, poi nascerà un mondo diverso e nascerà il Piemonte che conosciamo anche noi oggi. Un Piemonte che da quel punto di vista lì è diversissimo da quello di Guala Bicchieri, perché in Piemonte a un certo punto succederà che una città comincia a mangiarsi tutto. Succede tardi, ancora all'inizio del Cinquecento Vercelli è grande come Torino e come tante altre città, perfino Mondovì era grande come Torino. E poi Torino diventa la capitale dei Savoia, e lì cominciano a concentrarsi gli investimenti, i cantieri, i palazzi nobiliari, e la gente che conta viene a vivere lì, e l'università la fanno lì, a Vercelli dopo un po' era morta, e invece a Torino la fanno e dura e vive, e la burocrazia che cresce si impianta lì,
e la corte, che diventa sempre più sfarzosa, si impianta lì e Torino diventa sempre più grande e tutte le altre città piemontesi appassiscono. Quella è una cosa che si vede in modo impressionante, perché erano così vitali, ve l'ho mostrato parlando di Vercelli, ma erano tutte così: Asti, Cuneo, Mondovì, Novara, perfino Ivrea, Savigliano, Moncalieri, Pinerolo, Chieri. Per secoli sono stati posti pieni di vitalità. Poi di colpo, abbastanza di colpo, diventano buchi di provincia. Dal 500 in poi in Piemonte le decisioni, i soldi, le cose che contano, è tutto a Torino. E tutte le altre città addirittura vanno indietro come numero di abitanti. Vercelli era dell'epoca a meno abitanti di quelli che aveva nel Medioevo. Torino cresce, cresce, cresce e tutte le altre città quasi spariscono. Ed è una situazione che in qualche misura è ancora quella del Piemonte di oggi, naturalmente. Quando uno esce da Torino lo vedi che in tutte le città c'è questa sensazione, che Torino ci ignora fondamentalmente, ecco, che troppo spesso chi governa a Torino a tutti i livelli si comporta come se il Piemonte volesse dire Torino, non vuole fare propaganda né pro né contro nessuno, ma è una cosa che c'entra proprio col percorso storico di cui vi ho parlato. Grazie. Eccezionale, vi siete messi in coda un'ora fa, anzi due ore fa, ne valeva la pena, mi spiace per chi è rimasto fuori, ma avete capito che ci sono dei problemi di sicurezza e di vigili del fuoco, non possiamo eccedere, però magari tra un anno lo rinviteremo qui, gli chiederemo consigli per una mostra che stiamo organizzando sul tema intitolato Odissee, le migrazioni dalla preistoria ai giorni nostri, passando attraverso le invasioni barbariche di cui lui è il massimo esperto. E quindi gli chiederemo assistenza, conforto. Grazie infinite, grazie a Simonetta Castellaro, grazie a voi.